Vi è un brano del Vangelo di Luca, in cui Gesù ci fa capire come la santità è per gli ultimi, o meglio, è per coloro che si fanno ultimi, ma anche per coloro che vivono da ultimi, da storpi, da poveri, da malati. Ma leggiamo il brano del Vangelo. Mi riferisco al capitolo 14 di Luca, i versetti 12-14. Disse poi a colui che l'aveva invitato, Gesù: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Allora, la santità non è riservata ai virtuosi soltanto, ai perfetti, ai giusti. Ho detto non è riservata soltanto, ma i virtuosi, i perfetti e i giusti, se si fanno poveri, se si fanno umili, se si fanno zoppi, per usare una metafora, cioè se sanno scendere nelle loro fragilità, se accolgono le loro fragilità, se si sentono bisognosi del medico, che è Gesù, anche loro possono diventare santi. Il banchetto qui è soprattutto per i poveri e gli storpi, e non per i ricchi vicini, come Gesù ha detto. E il nostro padre André Degnaux, nel suo libro La via della imperfezione, commenta così: nel Magnificat la Vergine Maria dice che Dio ha rovesciato dai troni coloro che si erano messi sul piedistallo della loro falsa virtù e si credevano potenti e capaci di fare grandi cose con le loro forze. Che cosa ha fatto loro Dio? È andato a cercare i piccoli, che stanno in basso, gli umili, i poveri e i feriti, e li ha esaltati. Ed è chiaro, ancora una volta, come per il discepolo di Gesù, essere chiamati alla santità non vuol dire essere chiamati alla virtù, ma alla santità, che non è la ricerca della perfezione umana, che è fondata, come già detto in precedenza, sulle proprie, sulle personali capacità, sui doni propri, sulla propria generosità, sui propri sforzi. No, la santità è fondata essenzialmente e solamente sull'unico santo, sul tre volte santo, che è Cristo, che ti dona la grazia di poterlo essere. E poi voglio chiudere con una provocazione piuttosto forte di Philibert Avril, il quale afferma che come i maestri di vita spirituale considerano la ricerca della perfezione per se stesso un narcisismo demoniaco e non smettono di denunciarla come una trappola nella vita religiosa. Allora potremmo dire: santi sì, perfetti no. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!